Come diventare un influencer. Ciao ragazzi, io sono Emanuele Bellucci, in arte Tremabel, e ho sempre avuto un'enorme passione per il mondo dello spettacolo. Ho sempre desiderato esternare la mia vena artistica con tutti i mezzi possibili, dai video alle canzoni alla scrittura creativa in generale, e cercare di avere una rilevanza grazie a tutto questo, cercando di entrare anche in minima parte nella vita delle persone. Ok, ma quindi che cazzo vuoi dirci? Beh, mettetevi comodi perché sto per raccontarvi come diventare un influencer. Circa. Cioè, dal mio punto di vista, dai. Sono sempre, dico sempre, stato un ragazzo molto particolare, con svariate passioni per tantissime cose, come i Gem Boy, o gli Elio e le storie tese, la musica demenziale, insomma. A tal punto che se cercate su YouTube gli incontri degli Eli per i firmacopie a Roma, probabilmente troverete dei miei interventi. Ma cos'è che dite a Cesareo ogni volta che suonate al Fieri e ride sempre? Allora, se te lo vengo a dire, scusa. Insomma, per tutta la vita ho fatto video. Grazie. Ieri sera, mentre ero con la mia macchina, vedo una ragazza vicino che mi ferma e mi dice: mi dai uno strappo a casa? Io all'inizio rimango così, però poi compio questa azione. Bene, questa è la fantastica battuta di oggi. Ci vediamo con il prossimo video. Fino a quando, il 27 novembre 2011, apro il mio canale YouTube, che tra l'altro si chiamava Emabel XD. Vabbè, soltanto per caricare qualche giorno dopo, l'8 dicembre dello stesso anno, un video sui fantasmi. Sì, andavano un sacco in quel periodo. Un video sui fantasmi che ha raggiunto 100.000 visualizzazioni completamente a caso e che oggi detiene il record di commenti più stupidi che un video su qualsiasi piattaforma possa mai avere. O potesse mai avere, vabbè, non lo so. Ragazzi, dopo anni posso finalmente parlarvi di quel video. 10 anni fa feci un video, questo video, e ora è a 100.000 visualizzazioni. Ma ora ci arriviamo. Ero piccolo. Cosa fai? Ovvio, carichi un video su YouTube, no? E su che cazzo lo fai? Ma è ovvio, sui fantasmi. Ho questa informazione nella testa, digitavo blelo su YouTube e venivano fuori decine e decine di video di bambine evidentemente a disagio che comparivano nei tuguri delle cantine di Gesù Cristo e sedie che venivano tirate da dei meravigliosi esseri sovrannaturali chiamati fili. E sulla scia di quella merda creai il mio video sui fantasmi. Scrissi letteralmente fantasmi, foto, vi prego, credibili, perché ci devo fare il video, dai. Ma oggi siamo qui a parlare non tanto del video in sé, quanto, ragazzi, i commenti. Bellissimo un paura, dici. Attenti ragazzi, azzurrina è alle vostre spalle. Bellissimo, questo video è stupendo, grazie Josefine. Ricordo che la ghiacciaia in cui rotolò la palla come accesso aveva solo quella scala. Bel video, è stupendo, soprattutto alcune parti. Hai ragione, o caso, non dire che sono reali. La cosa bella in tutto ciò è che questi commenti del cazzo rappresentano un'intera generazione di internet. Siamo riusciti a radunare sotto ad un cazzo di video tutte le minchiate di bambini che adesso fanno le truffe su Fortnite. È assurdo anche solo pensare che una persona si sia svegliata un giorno, sia andata sul suo cazzo di computer e abbia scritto sotto a un video fatto da un undicenne un commento con scritto "dici". Successivamente però, questo canale le tenta tutte, video parodie, video del cazzo con gli sketch, ma nulla ha mai funzionato davvero. Vuoi per la scarsa capacità in tutto e vuoi per la scarsa capacità in tutto. Quindi facciamo un grande salto temporale, per poi farne un altro piccolino più indietro subito dopo. Siamo nel 2019 e succede qualcosa. Ma forse è il caso che ve lo racconti il noto influencer e giappo tiktoker, Nibius. Cosa spinge una persona a cercare il successo? Quali ragioni portano un individuo verso quell'insaziabile sete di fama tipica del TikToker megalomane con orribili devianze morali? Oggi siamo qui per rispondere a tutti i quesiti più mostruosi e ripugnanti sul content creator più disgustoso della storia di internet. Il dittatore insultatore di disabili, Tremabel.
Ma come le migliori storie, iniziamo dalla fine. Ma perché quando vi dico che faccio surf mi guardate come dire: ma che fa questo? Perché il surf si fa con le gambe. Tu non le hai. Perché pensate che un cieco non possa essere invitato al cinema a vedere un film? Perché i film si guardano con gli occhi. Tu non li hai. È sicuramente più comodo e spazioso. Ma cosa ci trovate a cagare sempre nei bagni dei disabili? È più comodo e spazioso. Dio! Ora voi potete godere solamente di ciò che appare davanti la telecamera, ma come con ogni ragazza con scarso tettame, oggi andremo a scoprire cosa si cela dietro. Credevate davvero che tutto nascesse da questo video? Beh, nonostante Tremabel creasse prodotti multimediali scadenti fin dall'infanzia, oggi vi racconteremo della vera storia del futuro Gesù Cristo di TikTok. Preparatevi, perché stiamo per raccontarvi la vera storia degli Scopriamolo Adesso. Era il febbraio del 2020, quando due ragazzi diedero alla luce un canale. Quel canale aveva un nome particolare, scopriamolo adesso. Emanuele Bellucci nasce il 10 novembre del 2000 e l'ambiente romano gli permette di crescere sviluppando già in tenera età l'amore per la musica, la scrittura creativa e l'arte in generale. Si rivela fin da subito un bambino prodigio, realizzando ottime parodie di canzoni più famose, ispirandosi ad artisti quali Caparezza, Gemboy o Elio e le storie tese. Proseguendo il suo percorso artistico di alto livello e rilevanza culturale, Emabel, nome d'arte del ciccione, deve affrontare un periodo di grande difficoltà e trova sulla sua strada un vecchio amico pronto ad accoglierlo. Ad oggi, Riscopriamolo Adesso hanno all'attivo 19 video pubblici, i quali rappresentano l'inizio e la fondazione della nuova era di YouTube Italia. Oggigiorno tutto questo non esiste più. Il canale degli Scopriamolo Adesso è inattivo da più di un anno e rimarrà tale forse per sempre, tra video di dissing e video cringe del cazzo. Dopo la rottura del duo, Tremabel iniziò a diventare un vero e proprio dittatore, sfruttando ogni elemento intorno a lui pur di avere successo, costringendo Cristianello a girare il video che lo portò alla fama. E quindi ragazzi, arriviamo ai giorni d'oggi in cui, dopo anni di sperimentazione, preferiresti e video sui food blogger, sono giunto ad un livello di consapevolezza molto alto che mi permette di divertirmi creativamente, ma anche di seguire un certo senso, una linea editoriale. Poi mi diverto troppo a fare questo tipo di sketch, ormai è proprio la mia cifra stilistica. Avrete notato anche qui su YouTube praticamente una presa di direzione molto decisa, cioè volta al parlare di curiosità legate al mondo della cultura pop in generale, soffermandoci per lo più su contenuti di natura satirica, parodistica e demenziale. Guarda i video su TED, su Elio e le storie tese o su un milione di modi per morire nel West. Sto facendo tantissimi contenuti in giro per il web, tra sketch rapidi e video un po' più elaborati, e questo percorso mi sta dando una soddisfazione inimmaginabile, ragazzi. Inoltre da qualche mese ho iniziato anche a esibirmi dal vivo e la cosa mi restituisce un'enorme soddisfazione. Giusto qualche giorno fa ho ottenuto il mio quarto spettacolo di stand-up comedy di un'ora completamente da solo, ed è una cosa che già un anno fa non avrei neanche minimamente immaginato. Morale della favola? Non c'è un modo per diventare un influencer. Basta avere una passione, una tendenza creativa, che manifestandola ti porterà da qualche parte. Non esistono regole per diventare un content creator o un artista. Esiste assecondare se stessi e vivere la propria esistenza come meglio si crede, magari cercando di realizzarsi più competenze possibili, per poter, così facendo, avere la possibilità di reinventarsi a ogni evenienza. Grazie ragazzi di essere arrivati fino a qui, e spero che questo piccolo recap, come speciale degli 85.000 iscritti, vi
vi sia piaciuto. Spero di arrivare a fare tra poco quello dei 100k. E fatemi sapere qual è il vostro sogno. Anche voi vorreste diventare content creator o artisti in generale? Scrivetemelo in un commento, dai, che ne parliamo. Un bacino da Tremabel, ciao! Ho visto che hai fatto un'altra battuta sugli ebrei, ma la smetti? Dai, oh, il treno una volta passa nella vita. Ho capito. Tremabel, un canale sempre fresco di cui fidarsi.